Innanzitutto una precisazione, quello che noi abbiamo osservato sono degli iniziali cambiamenti, di quello che sembra davvero un cambiamento di paradigma. Le ragazze, alcune ragazze sono davvero molto cambiate rispetto alle nonne, rispetto alle loro mamme che marginalmente si sono trovate a fare i conti con ancora un ideale di femmina dettato dal patriarcato. Ora, con la caduta del patriarcato stiamo assistendo di fatto a un nuovo modello femminile, molto lontano dal modello totalmente incentrato sulla generatività delle mamme e delle nonne, di fatto più incentrato sulla realizzazione del sé, della propria bellezza, che non ha solo a che fare con una bellezza estetica, ma la bellezza del sé che comprende anche sicuramente un tipo di bellezza culturale di sapienza. Sono decisamente diverse dalle nostre nonne, anche se, ripeto, in realtà quello che abbiamo osservato nelle nostre stanze sono ancora dei piccoli cambiamenti, ma che fanno presagire un cambiamento radicale. Non è che queste ragazze consapevolmente portano avanti i vessilli della battaglia femminista, ma in realtà è come se lo avessero assorbito attraverso il latte materno, perché per loro quello che sono stati oggetto di grandi battaglie sono dei beni acquisiti, è un loro diritto di potersi realizzare, un loro diritto alle pari opportunità. Molti non conoscono nella realtà dei fatti le lotte dure che hanno dovuto fare nonne e alcune mamme ancora marginalmente coinvolte, però la cosa positiva è che loro sono queste detentrici di questo nuovo modello femminile, un modello che di fatto in realtà dovrà ancora in qualche modo, insomma, poi prendere le sue vere declinazioni.